Di Santa Perpetua, una chiesa che ormai ha quasi 1000 anni di storia, insomma, è una chiesa. Capirai, una casa per me, ma soprattutto per tutte le persone bisognose, che non era quello che costruisco. Non parlerò per 2 ore e mezzo, quindi avrete no. È qui dalla mia porta. Dovreste cominciare già a entrare da qui. Ed è uno dei punti già più famosi della linea del Bernina. Poi passa. Adesso rimane qua. A destra. Noi facciamo per sotto. Ci prepariamo per passarci su. È meglio. Facciamo sotto. La coda di qua, guarda. La coda. Ma se pietre sono vita. Se voglio sono di sottile. Guarda qua. Sono anche 2 o 3 castagni però. Questa è una curva che ha un laggio. Questo è un igloo e poi ne vedremo ancora degli altri. Sono i crot.
Sono antiche cantine. Entrate per la prima stabile intorno ai 6 gradi tutto l'anno. Dove? Dove era? Dove sono? Adesso guardate dov'è la nostra motrice, guardate la coda del treno. Questi sono 45 metri di raggio in curvatura, una delle curve di però se stiamo sedendo signora vediamo anche noi, se no noi non vediamo, eh. Fatele con le foto, eh. E dopo le chiediamo, eh. Dove vai? Bello, vero? La temperatura sta a 6 gradi. La strada arriva fino al passo del Bernino e poi prosegue fino a Semmoro. E anche qua le barchette? Apparentemente fa la stessa cosa che facciamo noi. Guarda quella con lei, guarda. Ci separiamo. Rita fotografa! Dopo le cancello. L'animale che però lo vedete? Uguale? Uguale? Gli manca le corna però. No, le corna dovrebbero essere quelle ai lati del vetro. Un po' di fantasia. Questa testa qui. Quella con l'orologio. La ferrovia eretica e il personale della Val Poschiavo non ha voluto il treno rosso del Bernina. Infatti è l'unico paese dove il treno non ha. No, no, faccio per dire che non me l'ha sempre messo. Non l'hanno voluto perché hanno avuto paura del matrimonio. La salita da Poschiavo a Cavaglia, la ferrovia attraversa il ci soffre di vertigini. No, ma sono quelle lì, però è lunga, sì. Viene, si è allungata fin qua. Siamo un fratello fitto. Non abita più il parroco, per ovvi motivi. Ciao, un graffino sei in mezzo. Vuol dire che c'è un cavo, c'è un contratto di stazione di ospizio Bernina, la stazione ferroviaria più alta e quota di tutta Europa. Stiamo arrivando a Cavaglia, adesso il treno. Tutta questa zona d'inverno un metro e mezzo di neve ed estate pieno di buche. Scusatemi di nuovo. Che meraviglia roba. Guarda che è una roba stupenda. Puoi dire? Non riesci a contare quante parole ci sono? Le conifere di solito rimangono sempre verdi, sì, tutte tranne l'aria. Durante l'estate diventa di un bel verde scuro, poi a ottobre comincia a cambiare colore. Prima diventa giallo, un bel giallo oro. Poi... Signora, il comportamento del treno è un biglietto a parte. Oggi voi non
ce l'avete nel vostro programma? No, bene. Può viaggiare tranquillo. Vino giallo o vino rosso? No, ma era qua. Facciamo col buio così non si vede. Vino si vede. Siamo prossimi allo scioglimento. Questo è appunto il lago di Chamfer. Qui a Chamfer veniva in ordine lo scià di Persia quando ha comprato casa, l'ha comprato qui. Poi a un certo punto si è stufato anche della casa. In lingua romancia vuole dire selva pianeggiante, infatti si vede qui il territorio molto pianeggiante. Tratti del lago che sono ghiacciati. Se venite ad agosto il lago non lo vedete perché è talmente pieno di atleti che fanno cose da fare anche eccezionali come scivolare su un lago. Qui Friedrich Nietzsche in particolar modo per diversi anni ha affittato il primo piano di una casetta molto piccola ma proprio in centro al paese. Marmotta, l'avete vista? Allora sono qui alla nostra destra. Uscite per vedere, sì. Alla fine San Maurizio quello vuol dire. Fino all'Ottocento c'era ancora la chiesa, l'antica chiesa medievale. Adesso non c'è più. L'hanno abbattuta.